Buongiorno a tutti, siamo con Stefano Crafonera, proprietario dell'hotel Ancora di Predazzo. Stefano, buongiorno. Buongiorno. È iniziata l'estate del 2021, quali sono le prospettive e come procedono le prenotazioni? Ma direi che abbiamo iniziato abbastanza bene, il giugno un po' calmo, però adesso la stagione è partita bene. Il luglio è ben movimentato, l'agosto quasi tutto pieno e sì, insomma, siamo abbastanza soddisfatti della stagione estiva in corso. Ecco, ci sono stati dei cambiamenti rispetto all'anno scorso oppure è tutto rimasto invariato? Ma direi che dal punto di vista della normativa è tutto rimasto come l'anno scorso, quindi restringimenti di carattere numerico per gli ingressi delle saune, delle piscine, tutte queste cose qua, sanificazione delle mani, mascherine, eccetera, assolutamente sì, e poi all'aperto invece possiamo fare tutte le nostre attività che vogliamo. Perfetto. Per quanto riguarda le attività appunto in esterno, che sono riprese ovviamente, quali sono i cambiamenti rispetto agli altri anni? Ma direi che abbiamo delle... la novità maggiore è la nostra guida, che abbiamo trovato una ragazza molto brava, molto appassionata, stiamo avendo delle grandissime soddisfazioni, quindi facciamo delle gite molto belle, ci occupiamo di passeggiate ma anche di relax. Lei riesce ad abbinare proprio queste attività di meditazione, di relax, di rilassamento alle escursioni che fa, trova sempre un angolino per fermarsi e dare una nota differente, insomma originale all'escursione che fa. Benissimo, per quanto riguarda il termine della stagione estiva, quando sarà? Ma noi spero di riuscire a concludere la stagione a fine di settembre, e se non nascono imprevisti spiacevoli. Certo. Ecco, invece per quanto riguarda la stagione invernale, l'anno scorso è saltata purtroppo, è chiaro, ci sono stati anche dei problemi di varie anche natura, perché avevate organizzato l'apertura con tutto il personale fino all'ultimo a gennaio, poi avete dovuto di nuovo chiudere. Quando pensate di iniziare, quali saranno appunto le prospettive, le aspettative per la stagione invernale? Ma noi pensiamo di iniziare come sempre all'inizio di dicembre. Naturalmente si parte con l'Immacolata, col ponte dell'Immacolata, per poi arrivare insomma sotto le feste di Natale a pieno ritmo e concludere una stagione invernale che spero possa essere normale. Come il passato, tra virgolette, possono esserci delle restrizioni numeriche anche lì, naturalmente per quanto riguarda tutti i servizi, magari l'ingresso nelle cabine, nelle funivie, però probabilmente spero che ci sia una stagione normale. Ecco, è indiscutibile che debba partire. Ormai il normale è un optional. Bene, vogliamo dare i dati allora per potervi contattare, eventualmente fare una prenotazione presso l'hotel Ancora di Predazzo? Certo, non solo noi abbiamo l'hotel Ancora di Predazzo, però abbiamo anche tre residence sempre qui. Uno si chiama Crystal, uno Lago Rai e uno Color Home. Direi che lì l'info@ancora.it è l'email principale alla quale ci si può rivolgere per qualsiasi informazione e prenotazione. Il telefono è lo 0462 50 16 51 per chi vuole chiamare. E il sito internet, ogni struttura ha il proprio sito internet, ma quello generale dove si trovano tutte le strutture è il www.fiemmeholidays.it. Perfetto, ringraziamo allora Stefano Grafonara e invitiamo i turisti che ci guardano a venire in vacanza. Venite in settembre soprattutto perché è bellissimo, con i colori dell'autunno, con delle passeggiate, dei cieli tersi, è bellissimo veramente. Grazie Stefano. A voi.